Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips, datti do di do. Ben trovati cari amici di Onda Radio Civico 93, questa è Sweep, San Nicandro, Work in Progress. Ricordo che potete ascoltarci in FM sui 100.9 e anche sul web sul nostro sito civico93.it. In questa puntata parliamo dell'ANAPIE, un'associazione molto importante presente da diversi anni sul nostro territorio e soprattutto del Festival Internazionale della Scuola, una cosa che a noi fa molto piacere perché Onda Radio Civico 93 è la radio ufficiale di questa manifestazione. Ospiti di questa puntata sono diversi componenti dell'ANAPIE. Innanzitutto io partirei con il presidente di questa associazione, che è il direttore Matteo Gioiosa, a cui do il benvenuto. Grazie. Direttore, come prima domanda, per quei pochi che non conoscono l'ANAPIE, quali sono gli scopi e le finalità di questa associazione e soprattutto come nasce questa idea del Festival Internazionale della Scuola? Lo scopo principale di questa associazione, che si chiama appunto ANAPIE, Associazione Nazionale Amici Parchi Italiani ed Europei, mentre l'acronimo è ANAPIE. Come direttore didattico, tu mi hai dato il titolo di direttore, cioè direttore Matteo Gioiosa, ecco, direttore didattico ero io. Andato in pensione mi sentivo sperso, proprio veramente sperduto tra tante persone grandi, mentre abituato con i ragazzi. Per cui abbiamo inventato questa associazione. Questa associazione però che cosa, che scopi aveva e che ha? Ha un turismo culturale giovanile in periodo di destagionalizzazione, la promozione del Parco Nazionale del Gargano, perché noi siamo dell'ambiente, e quindi la continuità di questo festival, considerato che effettivamente ha avuto molto successo, tant'è vero che siamo arrivati all'undicesimo festival. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo decennale, quindi abbiamo regalato delle targhe veramente magnifiche e ci hanno dato anche soddisfazione le istituzioni, perché ci hanno scritto delle cose meravigliose. Abbiamo avuto sin dalla prima edizione i riconoscimenti istituzionali, e infatti il Presidente della Repubblica è stato sempre presente con una medaglia, il Presidente del Senato è sempre con una targa, e il Presidente della Camera anche con una medaglia. Quindi noi prima si svolgeva a San Nicandro Gargani, i primi due anni si sono svolti addirittura a Piazza 4 Novembre all'aperto, però poi, siccome noi lo facciamo sempre nel mese di aprile, il mese di aprile purtroppo il terzo anno abbiamo capitato la sfortuna del maltempo, per cui poi siamo scappati nel Teatro Italia, però non abbiamo combinato niente né fuori né dentro, perché tutte le cose improvvisate, quindi non sono andate bene. Per cui abbiamo deciso di entrare dentro, quindi fare nel teatro. E così, fino al nono Festival Internazionale della Scuola, siamo stati al Teatro Italia, e l'ultimo anno, perché il Teatro Italia era inagibile, siamo stati alla palestra di una scuola. Da due anni, cioè dall'anno scorso, il decimo l'abbiamo fatto purtroppo al Lido del Sole, nelle strutture. Perché Lido del Sole? Perché lì ci sono tutti gli alberghi. Ora noi alberghi, ristoranti, cioè noi non è che qui abbiamo delle strutture alberghiere, per cui siamo andati lì. Ora, e abbiamo costituito un campus a ANAPIE. E quest'anno il campus diventa ancora più significativo, in quanto staremo tutti quanti insieme. Perché staremo insieme? Perché la struttura principale, dove c'è un anfiteatro coperto,
automaticamente ospiterà tutti quanti. E allora diventerà un'unica famiglia, per cui veramente ci sarà lo scambio culturale tra questi giovani, eccetera, perché tra queste finalità ci sono anche incontri tra studenti, educatori, genitori, dirigenti scolastici, amministratori comunali delle scuole italiane ed estere. Infatti vengono qui e si scambiano dei doni, delle notizie varie, eccetera. Questo, il progetto viene anche recepito dalla Regione Puglia, perché la nostra associazione è iscritta al registro dello spettacolo, e quindi il nostro progetto ha anche un finanziamento, misero finanziamento, però ce l'abbiamo, insomma, questo è. E quest'anno abbiamo, quindi l'undicesimo, la mappa delle scuole partecipanti è questa. Italia, abbiamo scuole che rappresentano la Campania, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana. Per quanto riguarda l'estero, abbiamo delle nazioni: l'Algeria, la Grecia, la Lituania, la Romania, la Turchia, l'Ungheria. È inutile dire che ogni regione italiana e ogni nazione automaticamente vengono due o tre scolaresche. Per cui, mentre qui possiamo contare, sono poche i rappresentanti, invece in realtà se la Campania ci sono 4-5 scuole e così di seguito, così pure la Grecia ne sono due, la Lituania ne sono tre, la Romania non ne parliamo perché manda tante di quelle scuole, come pure la Turchia. È ritornata ancora una volta l'Ungheria, che è stata il primo anno del nostro festival, che svolgevamo poi nei trulli, Tukul. Bene, grazie Presidente. Adesso facciamo una piccola pausa, torniamo dopo per parlare del Festival Internazionale della Scuola organizzato dalla NAPIA. E mi la parla. Per dirti, darling, I love you, sto guaiato, ti amo very much, purtroppo però non lo so dir. Do you capire my love to dare solo un kiss? Io pregare tu credermi perché desidero te for me. Non sapendo Catari né torna su riento, canto only you, solo per te. I sing amore, do you capire pure no? Voglio dir che I love you so, e resta così with me. Non sapendo Catari né torna su riento, canto only you, solo per te. I sing amore, do you capire pure no? Voglio dir che I love you so, e resta così accanto a me. La 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 la, I sing amore. La 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 la, I sing amore. Bentornati, continuiamo a parlare del Festival Internazionale della Scuola. Ci ha raggiunto adesso il vicepresidente della NAPIA, l'avvocato Nazario Vaino, a cui diamo il benvenuto. Grazie, buonasera a tutti.
Avvocato, vicepresidente, ti chiedo dal punto di vista logistico, com'è l'organizzazione di questo festival? Bene, bella domanda prima di tutto. Io mi voglio riallacciare un po' al presidente che stava parlando un po' del passaggio che c'è stato fra il Teatro Italia, che è una stupenda realtà di San Nicandro, dove oltre ad essere stato il palcoscenico per molti artisti di calibro nazionale, era anche un ottimo teatro per la nostra manifestazione. Purtroppo, cioè purtroppo da un punto di vista diciamo di San Nicandro, però bene per noi, la nostra manifestazione già dal secondo anno ha avuto un successo sempre più maggiore, sempre ecco incalzante, ci sono state sempre più presenze. Purtroppo devo dire che San Nicandro Garganico allo stato non ha infrastrutture dove ospitare queste persone, perché ne arrivano 300-400 ogni anno, più di 300-400 per ogni anno, e purtroppo San Nicandro c'ha un solo albergo. Pertanto noi i primi anni abbiamo ospitato i nostri ospiti in strutture che stavano sia alle Ode del Sole, sia a Torre Mileto, ma anche a Mariana di Lesina. Purtroppo però, date le prove, le esibizioni, i ragazzi facevano sempre quei 30 km, 40 km ogni volta che dovevano venire a provare. Naturalmente per motivi logistici purtroppo siamo stati costretti ad andare tutti insieme verso Rodi, che presenta le strutture necessarie per poter ospitare tutti i nostri partecipanti. Quindi hai già risposto a quella che voleva essere la mia prossima domanda, era una curiosità per quale motivo questo festival non si svolgeva più a San Nicandro Garganico. Ma soprattutto per questo, caro Giampaolo, perché purtroppo noi ospitando le persone a 30 km, i ragazzi prima di esibirsi si devono preparare, si devono vestire, devono mangiare, proprio da un punto di vista prettamente puramente logistico. Io sono stato costretto a spostarmi da San Nicandro per assicurare questi ragazzi la loro esibizione senza stancarsi e senza venire stressati. Dove trova la vostra associazione i mezzi per poter organizzare una manifestazione così importante? Bene, questa è una domanda pure di cui ti faccio i miei complimenti, perché... Bene, i mezzi, questo è un enigma, perché prima di tutto l'associazione è senza fine di lucro e quindi si specifica questo prima di tutto. Seconda cosa, noi siamo un'associazione che si autofinanzia. Tutti i nostri associati ogni anno si organizzano a che riesca questo festival. Naturalmente abbiamo degli aiuti che sono del comune di San Nicandro, fino a quando la facevamo a San Nicandro, che con tutti gli sforzi ci aiutava un po', naturalmente anche con il teatro. In questo momento purtroppo, caro Giampaolo, non navighiamo in buone acque, purtroppo le istituzioni stringono sempre di più la cinghia. Noi i tempi che ci sono purtroppo sono tempi in cui i costi sono quelli, non è che possiamo abbattere noi andiamo, siamo ospiti anche delle strutture dove portiamo i ragazzi, e quindi in questo momento sinceramente auspico, e ci vorrebbe da un lato, ed auspico che le istituzioni si sensibilizzino un po' di più per questa manifestazione, in quanto in questi anni ha rappresentato e ci ha trasmesso questa una bellissima sensazione, perché ti parlo naturalmente come se tu fossi partecipante con noi nel festival. È bello vedere tante persone di culture diverse, soprattutto anche di religioni diverse, che in questo campus, nel campus Anapie, entrano in simbiosi fra di loro con tutti gli altri ragazzi e creano questa simbiosi che esprime, ecco, sprigiona energie positive, tutti si divertono, tutti interagiscono fra di loro. È un incontro culturale veramente di notevole importanza. Vicepresidente, com'è la risposta delle persone, della gente a questa manifestazione? Sì, la gente, prima di tutto parlo di San Nicandro perché noi siamo nati a San Nicandro come manifestazione, la gente di San Nicandro ha sempre risposto con entusiasmo, Giampaolo, un entusiasmo che è andato via via crescendo, perché molto spesso la nostra manifestazione non è stata molto pubblicizzata. Questo naturalmente si sa come funzionano, insomma, le cose, noi non abbiamo i mezzi di sostentamento per poter pagare le pubblicità. Comunque la gente di San Nicandro è stato un ottimo veicolo per diffondere il messaggio di questa manifestazione, e anche adesso al campus dove ci siamo trasferiti c'è un'ottima partecipazione da parte della gente. Bene, grazie Nazario, facciamo un'altra piccola pausa. Un
resistenza di sforzi, tallonando la chimera di una melodia, composita gremita di arzigogoli rarissimi, che poi alla fine scopri che ti mancava quella nota sola, bellissima. Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota, una canzone poco nota che si fa con una nota, e quella nota è questa, è la canzone mononota. Vuoi cambiare il ritmo, vuoi cambiare la velocità, vuoi cambiare l'atmosfera, cambiare gli accordi, la puoi fare maggiore, minore, eccedente, diminuita, puoi cambiare il cantante, puoi cambiare l'argomento, puoi cantarla da solo, puoi cantarla tutti insieme con il coro, puoi farla fare all'orchestra mentre ti prendi una pausetta. Ottimo questo caffè. Puoi cambiare la lingua, for example, you can sing it in English, auf Deutsch, in francese, in spagnolo, in cinese, un cidunci, tringi, quante cose che puoi fare senza cambiare la nota. Puoi cambiare l'ottava, puoi cantare all'ottava bassa, e puoi far finta che sia finita. Ma se non sei in grado neanche di cantare la canzone mononota, ti consigliamo di abbandonare il tuo sogno di cantante. Se sei un cantante virtuoso, stai attento che qui basta che fai hey, 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 yeah, e sei fuori. La canzone mononota che non scende a compromessi, e se non fai il compromesso è piccolo, tipo questo. La canzone mononota ha avuto i suoi antesignani, uno su tutti Rossini, Bocchilan, Pintarella di Luna, è anche facile da fischiettare. Democratica, osteggiata dalle dittature, fateci caso, l'inoccupato è pieno di note. C'è poi il samba di una nota sola, ma se ascolti attentamente, dopo un po' cambia. Jovin non ha avuto le palle. Eccoci qua, continuiamo l'intervista con gli amici della Napie. Ed è qui con me il presentatore storico di questo festival internazionale della scuola, l'avvocato Angelo Diana. Benvenuto. E benvenuto a te, grazie per il presentatore storico del festival internazionale della scuola, appunto organizzato dalla Napie. Quest'anno, l'hanno già detto prima i miei amici, è l'undicesimo anno, penso un po'. Però prima di continuare con l'intervista volevo ringraziarti personalmente per averci ospitato qui all'interno della vostra radio Civico 93 Onda Radio. So che adesso va anche in FM, quindi per me è quasi un ritorno a casa, perché per molti anni, per circa 15-16 anni, ho lavorato in radio, proprio ad Onda Radio, quindi per me è un ritorno a casa e ti ringrazio per averci ospitati. Grazie a voi. A te ovviamente una domanda sulla conduzione di questo festival. Cosa significa condurre un festival di questo tipo? Beh, Giampaolo, sicuramente non è una cosa facile, anche perché il festival, come ben saprai e come ben sanno chi ci sta ascoltando da casa, dura 5 giorni e chiaramente in questi 5 giorni ci sono svariate esibizioni. Addirittura noi dividiamo il programma giornalmente in 2 tranche. La prima tranche pomeridiana e la seconda invece serale. La prima parte dalle 17 del pomeriggio e termina alle 19, la seconda invece, il serale, parte dalle 20:30
termina verso le 22:30-23. Quindi parliamo di circa 5-6 ore su un palcoscenico al giorno, e diventa davvero un'impresa quasi impossibile, però noi ci riusciamo perché ormai siamo collaudati, ripeto, undicesimo anno dopo circa 10 anni di conduzione di questo festival, perché il primo anno fu condotto da un mio collega, da Leo Caputo, che saluto, altro collega anche della radio, e quindi capirai che appunto ormai ho collaudato, no, lo stare su un palcoscenico per tante ore, quindi ci riusciamo a fare questi spettacoli giornalmente. Poi il sabato c'è chiaramente la finale, dove tutte le scolaresche che hanno partecipato al nostro festival, votate da una giuria di esperti, tra i quali c'è anche il nostro segretario Augusto Principe, la professoressa di Leo, appunto, che valutano durante queste 5 giornate le varie esibizioni, permettono appunto nella serata finale di presentare un solo pezzo dello spettacolino, per poi procedere alla premiazione, ambita premiazione, a cui tutte le scuole chiaramente non vedono l'ora di ricevere questo ambito premio, perché è davvero un premio importante per loro. Ma ci sono diverse categorie che partecipano a questo festival? Sì, le categorie sono svariate, io direi addirittura svariate. Le posso dire un po' quali sono tutte. Il festival è appunto disciplinato da un regolamento generale. All'interno di questo regolamento sono stabilite le sezioni nelle quali tutti gli alunni partecipanti degli istituti possono esibirsi, possono cimentarsi. Iniziamo con le sezioni del folklore, della danza classica e moderna, gruppi strumentali, musica leggera e musica classica, il canto con cantanti singoli di musica leggera e di musica classica, gruppi corali, addirittura abbiamo anche degli ottimi cori gospel, poi abbiamo il musical e l'operetta, altra sezione, e ancora la sezione della moda per le scuole che appunto hanno questo indirizzo, e addirittura una cosa molto divertente che facciamo tutti gli anni il penultimo giorno del festival, l'elezione degli ideal girl e ideal boy, cioè il ragazzo, la ragazza ideale di queste 5 giornate. Quindi poi ogni anno addirittura abbiamo anche diciamo dei ragazzi e delle ragazze premiate che arrivano da tutte le parti d'Europa. Prima il nostro direttore ha ricordato quali sono le nazioni anche queste stanno partecipanti. E poi una cosa molto importante, l'ultimo giorno, la mattina dell'ultimo giorno, c'è un'altra sezione che per la nostra associazione è importante, quella del giornalino scolastico. Quindi c'è un grande dibattito con tutte le scuole partecipanti e vengono premiati anche i giornalini scolastici più interessanti. Angelo, dal tuo punto di vista ti chiedo quali sono le emozioni che si provano nel vedere questi ragazzi che si esibiscono provenienti da diverse nazioni. Beh, le emozioni sono tante, perché potrei raccontarti un aneddoto. Un anno, adesso non ricordo se 2 anni fa, abbiamo avuto come ospite all'interno del nostro festival una scolaresca rumena di ragazzi sordomuti. Però questi ragazzi sordomuti che cosa facevano? Ballavano. Ecco, quindi la cosa più emozionante è vedere questi ragazzi che hanno queste difficoltà, questo handicap purtroppo, però esibirsi su un palcoscenico, ballare senza ascoltare in realtà la musica. Loro ascoltano, me lo hanno spiegato, le vibrazioni del palcoscenico, e quindi sentendo le vibrazioni del palcoscenico, la musica rimbomba, vibra sul palcoscenico e loro ballano. Riescono a ballare al ritmo. Quindi ecco, ed è questa un'emozione importante, una delle tante emozioni che ho potuto vivere, vedere appunto questi ragazzi negli occhi di questi bambini la gioia di poter fare ed esibirsi come dei ragazzi, come i loro coetanei, come gli altri alunni che invece sono normodotati. Bene, grazie all'avvocato Diana per aver portato la propria esperienza, grazie Angelo. Grazie a te. Facciamo un'altra piccola pausa, torniamo con i saluti finali. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa, e non mi va di privarmi la calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male.
servirebbe sapere che state già per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male. Piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto, me n'ha dito, allora fammi male. Siamo giunti quasi alla fine di questo piacevole incontro con gli amici della Napie. Adesso vorrei passare la parola al direttore artistico di questo festival internazionale della scuola, Giuseppe Soccio. Ciao Giuseppe. Ciao Giampaolo, ciao amici di Onda Radio e di Civico 93. Innanzitutto grazie come sempre per averci ospitato. Siamo fieri che Civico 93 in Onda Radio sia la radio ufficiale del festival. E da parte mia quest'anno c'è un grande impegno, come l'hai già detto sono direttore artistico di questo evento e questo per me è il primo anno da direttore artistico, il decimo come collaboratore, il primo da direttore artistico perché prendo il posto di una persona che era per me tutto, un fratello, amico, una persona che quest'anno non ci sarà per motivi di lavoro ed è Mario Gioiosa, che io vorrei salutare e ci mancherà, però faremo e daremo il massimo affinché sia organizzato bene questo undicesimo festival. Giuseppe, giusto una domanda, ma come vengono selezionate le scuole partecipanti? Sì, allora diciamo che c'è allora tutte le scuole mandano un video all'associazione, noi selezioniamo le scuole in base alla loro esibizione e alla propria performance e ai propri costumi, quindi queste sono le chiavi di un criterio di selezione importante affinché una scuola riesca ad essere ammessa al festival. Quindi poi insieme a tutti gli altri giurati che sono il presidente, il segretario, la professoressa Di Reo, noi decidiamo se farli venire o meno. Quindi questo, poi diciamo c'è tutto un criterio organizzativo che parte ad oggi da 8 mesi prima affinché tutto il festival sia organizzato, perché è patrocinato da diversi enti e in più appunto c'è da organizzare lo spettacolo vero e proprio che è molto difficile. Tipo quest'anno abbiamo oltre 60 esibizioni, quindi 60 gruppi saliranno sul palco dell'Arianna Club per esibirsi. E dopodiché l'ultimo giorno premieremo tutti ed ovviamente i migliori avranno un riconoscimento più importante. Spezzo una lancia a favore di Zangardi, di Bruno Zangardi, di questa bellissima struttura che da qualche anno ci ospita come allotment, mentre da quest'anno ospita proprio il festival, quindi lo salutiamo, lo ringraziamo in particolar modo perché collabora fattivamente sia come ufficio booking che come disponibilità per l'organizzazione di questo festival. Poi riguardo ai saluti, ovviamente per organizzare una cosa del genere vengono, quest'anno avremo oltre 1000 persone come ospiti, quindi c'è bisogno di un'organizzazione di personale affinché tutto questo sia svolto, quindi oltre al presidente, al vicepresidente, al segretario, c'è un organo chiave che porta avanti proprio tutto lo spettacolo, quindi
ci sarò io, ci sarà il direttore di palco che sarà Fabrizio Altieri, ci sarà un'organizzazione con Simona De Rogatis, degli assistenti di palco, una regia molto importante e tutte delle collaborazioni esterne che appunto faranno sì di far seguire il festival in streaming via web. E ovviamente grazie anche a voi in radio, per chi volesse sapere di più delle informazioni riguardo a queste scuole. Giuseppe, un'ultima osservazione: tra l'altro si sa che come conduttrici del vostro festival si sono alternati anche dei personaggi noti al pubblico. Sì, beh, per noi è stato un vero vanto. Come dicevano prima Nazario Valino, nei primi anni avevamo molti più fondi, molte più disponibilità, e abbiamo avuto questo grande pregio di lavorare con artisti importanti, con delle soubrette che oggi anche grazie a noi, no, non lo dico, però ci scherzo su, perché sono diventate davvero molto famose. Possiamo vantare, ecco, di aver avuto Caterina Balivo, Danny Mendez, Flavia Vento, Barbara Chiappini, Carolina Marconi, insomma alcune dei nomi televisivi di spicco che si vedono ancora in televisione. Bene, grazie Giuseppe, grazie a tutta la Napie per essere intervenuta oggi nella nostra trasmissione, ed in bocca al lupo per questa grande manifestazione che è il Festival Internazionale della Scuola. Ricordo che potete ascoltarci in FM sui 100.9 e sul web civico93.it. Alla prossima puntata di SWIP. Via, via, vieni, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Cheeps, cheeps.